Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti e benvenute a questo webinar. Sono Beatrice Costa, sono la direttrice della Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano e in questa mattinata ho il compito di introdurvi gli ospiti, introdurvi l'incontro e moderare gli interventi cercando di tenere un po' i tempi per arrivare puntuali. Questa è un'iniziativa, direi l'iniziativa conclusiva, almeno a livello pubblico, che il progetto Montestella ha deciso di organizzare per comunicare e condividere i risultati, gli esiti, le attività principali di questo anno di progetto. Il progetto Montestella, nascita di un modello di tutela condivisa, è un progetto che si è svolto lungo tutto il 2020, iniziando, diciamo, con alcune attività nel 2019, nell'autunno del 2019. È un progetto cofinanziato da Fondazione Comunità Milano, che vede alcuni partner coinvolti, il capofila Ambiente Acqua Onlus, c'è il Comune di Milano, c'è Aipin, c'è il CAI di Milano, c'è Non Riservato e c'è una collaborazione anche della Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano. È un progetto che mi sento di dire, e avremo sicuramente molti racconti questa mattina sugli interventi, sulle iniziative, sulle attività, che purtroppo ha risentito in maniera significativa, ecco, dall'emergenza sanitaria. Abbiamo cercato comunque di realizzare le attività che erano previste dal progetto, dovendole necessariamente adattarle in buona parte, soprattutto quelle che prevedevano un coinvolgimento di pubblico. Ecco, è un'iniziativa che nasceva ed è stata ispirata a attività il più possibile partecipative, di coinvolgimento pubbliche e condivise. Purtroppo, ecco, alcune di queste attività, l'attività di oggi ne è un esempio. L'evento finale, ecco, l'avevamo immaginato sul territorio, in presenza appunto di persone. Purtroppo le persone le abbiamo, ma appunto sono online e quindi come dire, ci resta un pochino ecco, dispiacere, se posso dire, di non poter condividere anche in presenza e nel luogo, ecco, delle attività di progetto. Però ci sembrava comunque importante dare una iniziativa, diciamo, conclusiva, che conclusiva non è, credo che su questo alcuni interventi ci daranno anche delle prospettive e delle idee per come questo progetto può proseguire in vario modo sul territorio, ma sicuramente, diciamo, facciamo un bilancio, ecco, di quelle che sono state le iniziative portate avanti in questo prima ecco, svolgimento di progetto. Io do subito la parola per un saluto istituzionale a Paolo Mazzoleni, presidente dell'Ordine degli Architetti di Milano, che appunto ci dirà qualche parola introduttiva e poi vi presenterò volta per volta i nostri ospiti di questa mattina, le persone che dialogheranno. Ricordo che è presente una chat all'interno dello strumento webinar, dunque se avete delle domande potete scriverle e la nostra regia mano a mano le passa ai relatori. Prevediamo una conclusione attorno a mezzogiorno e se ci sono ovviamente problematiche tecniche ce le potete segnalare. Gli esperti e i relatori, le relatrici di questa mattina saranno in parte visibili, in parte no, per un fatto, diciamo, di gestione ottimale della connessione e quando ovviamente non sono, diciamo, non parlano, non intervengono in prima persona, saranno, diciamo, a microfono spento, ecco, però sono presenti. Spero di aver detto tutto dal punto di vista tecnico. Do la parola a Paolo per un saluto. Grazie Beatrice, buongiorno a tutti, grazie agli intervenuti, ai relatori numerosi e prestigiosi e a chi ci segue. Io farò un saluto molto breve, anche perché questa è un'iniziativa che, come ha ben spiegato Beatrice, dal nostro lato è stata seguita dalla nostra fondazione, che qui è proprio rappresentata dalla sua direttrice. L'ordine, come sapete, è un ente pubblico che ha una funzione primaria legata ai propri iscritti, architetti, paesaggisti, conservatori e pianificatori, ma da molti anni, poi recentemente con una riorganizzazione importante, ha una fondazione che si occupa più in generale, diciamo, dei temi dell'architettura, del paesaggio, della conservazione e della pianificazione, e che cerca, come dire, in qualche modo di sostenere il ruolo della nostra cultura anche all'interno del territorio e della società.
La partecipazione della nostra fondazione a questo progetto, a questo bando, poi a questo progetto è in parte per noi una novità. Diciamo che proprio grazie al fatto che negli ultimi anni ci siamo un po' riorganizzati, abbiamo iniziato a frequentare alcune partnership, alcune collaborazioni che in passato non avevamo. E credo che questa sia una cosa molto importante perché, seppur nuova, è legata in maniera molto stretta ai nostri obiettivi e al ruolo che noi riteniamo un ordine come il nostro debba avere nella società e nella città. Quindi siamo molto contenti di essere stati parte di questo lavoro. Purtroppo, come giustamente diceva Beatrice, è un lavoro non l'unico, purtroppo, di quelli che stiamo facendo, ma tra quelli più duramente colpiti dalla situazione di crisi, perché è proprio un lavoro che aveva alla base far incontrare le persone. E quindi diciamo che nel momento in cui le persone non si possono più incontrare davvero, ha perso parte, diciamo, della sua natura, ma devo dire che sono anche molto contento di come si sia potuti andare avanti lo stesso. Per l'ordine, vi rubo proprio solo un attimo per dire questa cosa che è molto importante, per l'ordine questo progetto che naturalmente ha le sue ragioni profonde e anche diciamo su vari fronti, è però molto molto importante per una questione in particolare, perché tocca un ambito su cui noi siamo impegnati in una posizione anche difficile, di cui io personalmente sono molto convinto, che è diciamo tutto il tema della comunicazione, valorizzazione e tutela di ciò che l'architettura, in particolare l'architettura moderna, ha fatto nella nostra città. Noi ci muoviamo su questo campo da molto tempo, il nostro strumento principale, che in parte è quello che abbiamo anche messo a disposizione di questo progetto, è quello di visitare gli itinerari, li chiamiamo noi, quindi il fatto di andare con delle persone che spiegano quello che succede, a vedere le cose. È un progetto che per noi ha tanti tanti anni di lavoro, un investimento importante, economico, continuativo negli anni che forse è giusto iniziare a mettere a disposizione anche invece di azioni più complesse, più sofisticate come quella che è stata attuata sul Monte Stella. E in particolare legato alla questione della tutela, cioè al fatto che conservare, valorizzare, che è il tema che a me interessa di più, e tutelare quando è necessario ciò che l'architettura moderna ha prodotto nella città è un tema molto complesso. È un tema che a nostro avviso deve avere una profonda radice culturale e di condivisione e partecipazione. Questa è la ragione, per cui, abbiamo con grande piacere partecipato a questa vicenda, perché ci sembra che sposti il tema, della tutela, della valorizzazione su un piano che a noi piace molto, piace, mi sento di dire, di più del piano strettamente, diciamo, vincolistico. Cioè è una valorizzazione che è fatta attraverso la condivisione. E questo era il titolo, a mio avviso, molto bello di questo progetto ed è il motivo per cui, sfidando un po', diciamo, le nostre abitudini, e le nostre pratiche, abbiamo accettato in questo caso di partecipare a un progetto molto complesso e diverso da quello che facciamo normalmente. Poi, personalmente, e questo c'entra forse poco, un legame particolare con questo luogo e quindi ho insistito con Beatrice per esserci e fare io questi saluti, anche se purtroppo è una giornata un po' complicata, perché amo molto quel quartiere, ci abito e amo molto il lavoro che Bottoni ha fatto e quindi voi insomma avrete in mente, no, la definizione famosa di Aldo Rossi che dice che la Montagnetta è la più grande architettura moderna di Milano in senso anche dimensionale. Questo noi ne siamo assolutamente, assolutamente convinti, io personalmente ne sono assolutamente convinto. Credo che pur con la tara che non possiamo non fare tutte le nostre attività di questo difficilissimo 2020, questo sia un esempio da seguire. Anche in altri luoghi, anche in altri modi, però il tipo di enti coinvolti, pubblici, associativi, la presenza del Comune di Milano, del municipio, la nostra stessa presenza e l'attitudine con cui abbiamo affrontato un tema così delicato, un luogo così delicato, credo debba essere assolutamente un indirizzo, anche per il futuro, anche per altri luoghi, anche per questo stesso luogo che ha bisogno ancora di moltissimo lavoro. Il quartiere Triennale Ottava, dentro cui la Montagnetta è collocata, il Monte Stella è collocato, era un quartiere sperimentale.
Io credo che la sperimentalità non si debba esaurire in un quartiere sperimentale quando lo si realizza, ma deve essere un esperimento nel tempo. Ecco, questo è un bellissimo esperimento che è stato fatto in un quartiere sperimentale, quindi nel posto più giusto possibile dove fare un esperimento. L'esperimento di ricostruire la città in quel modo nel dopoguerra non ha tanto funzionato, nel senso che purtroppo il QT8 funziona benissimo, ma non è stato ripetuto come modello mentre l'idea era quella. Speriamo questa volta di essere più fortunati e speriamo che questo modello di tutela condivisa possa invece sì essere replicato anche in altri luoghi come credo meriterebbe. Buon lavoro a tutti, io vi seguirò nei limiti del possibile e un pochino però penso di riuscirci. E ringrazio ancora davvero tutti per averci coinvolto, per aver fatto questo lavoro insieme e insomma confido che andremo avanti così. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie Paolo per aver inquadrato anche il senso più ampio a livello di città di questo, come l'hai chiamato giustamente tu, esperimento, progetto pilota. Ora passerei al primo nucleo di interventi che svolgeranno Stefano Oldani, presidente di Ambiente Acqua Onlus, che come vi ho già detto è il capofila che ha tenuto un po' la regia del progetto, che ha coordinato gli interventi ai partner che li hanno realizzati, e ad Alberto Guzzi, direttore tecnico del progetto Montestella. Grazie ai loro due interventi, che seguiranno per circa una ventina di minuti in totale, avremo una panoramica di quelle che sono state le attività svolte nel corso dell'anno, sia dal punto di vista, diciamo, tecnico che dal punto di vista più sociale, di coinvolgimento appunto dei pubblici di riferimento che avevamo in animo di raggiungere, di toccare, e quindi avremo questa prima panoramica che lascio iniziare a Stefano Aldani, che ringrazio. Grazie Beatrice. E allora vado a condividere lo schermo. Ho voluto scegliere una serie di immagini che possano ben raccontare le persone che hanno vissuto il progetto, sia come beneficiari, fruitori del progetto, sia come attuatori. Il mio incontro sarà poco tecnico, onestamente. Lascerò poi dopo le cose più tecniche e scientifiche a Guzzi, che ne ha competenza. Mi piaceva soffermarmi sul fatto che questo progetto è stato realizzato, è partito come idea, è stato realizzato, sappiamo, in questa modalità un po' particolare. E diciamo, avrà sicuramente anche delle forme di prosieguo nei prossimi anni, perché vi è stato un nucleo di realtà associative, ma soprattutto di persone che compongono queste realtà associative, che è stato fondamentale. Ognuno ha portato il proprio bagaglio esperienziale, ognuno ha portato le proprie competenze, le proprie passioni. Nelle immagini che vi mostrerò capirete benissimo anche subito quali iniziative sono state realizzate e avviate a settembre del 2019 e poi appunto nel mentre cosa è avvenuto e come siamo riusciti, poi ve lo spiegherò nel dettaglio, a portarlo avanti per tutta la primavera del 2020 sino appunto l'incontro di oggi. Vediamo la prima immagine. Ecco, ci ritroviamo qui alla prima presentazione. La prima presentazione è avvenuta appunto durante una commissione municipale e man mano che vi appunto racconterò le immagini, vi racconterò anche i vari partner, i vari soggetti coinvolti. Allora, la commissione municipale qui si riunì al Giardino dei Giusti, gestito dall'Associazione Garivo, che non era partner di questo progetto sostenuto dalla Fondazione di Comunità, ma è stato uno degli enti che più ci ha aiutato e ci ha ospitato durante le iniziative. Qui appunto vi è la prima presentazione a un pubblico fatto di io, poi vedrete alcune facce che si ripeteranno anche durante le successive foto. Vi sono appunto rappresentanti delle associazioni, ma anche cittadini comuni.
Il progetto appunto è appunto un modello, e poi dopo meglio vi spiegheranno gli altri perché abbiamo voluto utilizzare questa parola di tutela condivisa. Non sono parole dette a caso, proprio perché comunque tutte le azioni sono state compiute sempre e comunque coinvolgendo in qualsiasi modo la cittadinanza a vari livelli e operando il più possibile fin quando si è potuto, proprio sul territorio della nostra iniziativa, appunto del nostro progetto annuale. Qui abbiamo la primissima presentazione durante una commissione municipale. Il municipio Otto è stato fondamentale, insieme al Comune di Milano e all'area verde, che poi dopo appunto avrete modo poi di sentire il loro intervento, ci ha sostenuto e ci ha seguito in tutte le fasi. E quindi appunto rappresentanti, ma non solo, anche un vero e proprio supporto degli uffici interni nel poter realizzare, diffondere e promuovere le nostre iniziative. Green Week è stato l'evento del 2019, ha visto una folta partecipazione di cittadini. Qui appunto lo abbiamo utilizzato come contenitore di vera e propria presentazione ufficiale alla cittadinanza del progetto. È stato molto bello per il semplice fatto che tutte le realtà associative che erano facenti parte del partenariato, ma anche quelle associate, hanno partecipato, hanno messo del loro. Qui vediamo benissimo la presentazione, alla presenza comunque anche di membri del nostro comune, l'assessore, il consigliere Federighini, che poi appunto avrete modo di sentire durante i prossimi incontri. La partecipazione di realtà come la LIPU, che è stata fondamentale per il monitoraggio dell'avifauna, che poi dopo Guzzi vi presenterà, ma soprattutto anche per l'aiuto che ci ha dato nell'organizzazione di iniziative, di eventi, incontri nelle classi, le classi del territorio che hanno aderito in massa, soprattutto nel precedente anno scolastico. Anche perché quest'anno, appunto, per varie ragioni non abbiamo avuto modo se non di concludere un percorso iniziato nel precedente anno scolastico, e soprattutto una realtà di volontariato, la LIPU, che si è presentata come fornitrice di servizi a livello proprio con la sede nazionale, ma grazie ai propri volontari territoriali milanesi ha avuto la possibilità di essere sempre comunque presente a molte delle nostre iniziative. Qua vi sono appunto alcune immagini che raccontano bene comunque la partecipazione della cittadinanza. Ecco, qui uno dei nostri partner, che tengo molto a sottolineare la sua importanza, appunto il CAI. Quello che sta parlando appunto è Alfredo, che è proprio stato la figura dominante, principale, che di più ha partecipato durante i nostri incontri. E il CAI, questo ente a livello nazionale importantissimo, appunto, ha partecipato con enorme entusiasmo e con una marea, veramente una marea umana, di partecipanti, di aiutanti. Molti dei loro associati hanno realmente. Ci hanno realmente aiutato nell'organizzazione delle iniziative, soprattutto nella prima parte del progetto. Questo perché alla loro parte all'interno del progetto era quella dedicata e lo vediamo bene con questo cartello rotto, e l'ho messa a posto questa foto perché comunque abbiamo subito anche noi, prima di noi sicuramente il parco e anche noi all'interno del nostro anno, piccoli atti vandalici che hanno sicuramente diciamo, reso ancora più complicato la realizzazione di alcune nostre attività. Ecco che il CAI ha intenzione, probabilmente nel 2021 riuscirà, anche grazie agli accordi con il Comune, a realizzare il primo sentiero cittadino, il Milano 101, da Piazza del Duomo alla sommità del Monte Stella. Questo è il primo tratto
fatto all'interno del parco che prevede anche un percorso di accessibilità per persone con difficoltà motoria e anche per non vedenti. Questo è stato uno degli aspetti qualificanti del progetto. Gli studi di questo percorso verranno poi appunto presentati in fase rendicontativa alla Commissione, ma sicuramente alla Commissione, alla Fondazione, ma sicuramente saranno poi anche oggetto di studio per successivi approfondimenti. Perché appunto all'interno di questo modello vogliamo anche dimostrare che i parchi cittadini con alcuni accorgimenti possono essere frequentati e vissuti anche da quelle persone che per tante ragioni possono avere difficoltà ad accedervi. Questo appunto è il volantino che mostra bene il loro progetto. All'interno del progetto abbiamo avuto modo anche di creare, mappare delle nuove cartine che hanno dato al cittadino la possibilità di scoprire anche la storia del Monte Stella. Non siamo tutti milanesi, non conosciamo mai spesso e bene le bellezze del nostro territorio, le eccellenze del nostro territorio. Ecco che appunto una mappa semplice che unisca sia le bellezze naturali, questa la potete trovare vicino al chiosco all'uscita della fermata della metropolitana, che è anche una breve storia su come appunto è nata questa montagnetta all'interno della città, fa sì che le persone possano conoscere, capire, scoprire appunto anche questo bene che hanno sotto gli occhi. Magari gli abitanti del quartiere lo conoscono bene, ma tanti cittadini, soprattutto le nuove generazioni o cittadini di seconda generazione, stranieri, magari non sanno appunto qual è la storia e il perché vi sia questa collinetta all'interno della città di Milano. Gli eventi sono andati avanti questo siamo alla fine del 2019, un po' per tutto l'anno, hanno incontrato ovviamente poi anche i periodi delle festività qua natalizie, sempre con una forte partecipazione comunque della cittadinanza. Ho voluto mettere questa foto della senatrice Segre perché noi siamo sempre stati presenti anche alle iniziative, come dicevo, di tutte quelle realtà che vivono il parco Montestella. E quindi era fondamentale essere presenti perché questo era uno degli eventi fondamentali, secondo me, che si è vissuto l'anno scorso, proprio perché comunque il parco è uno ancora oggi di quei pochi parchi cittadini non cintati e che danno la possibilità a molte realtà associative di poterlo vivere e di poter organizzare le proprie iniziative. Questa era, secondo me, una delle più riuscite, più belle, e ringraziamo Garivo che è riuscita appunto ad organizzare questo incontro con la senatrice. Ecco che ci sono stati degli incontri in classe. Abbiamo coinvolto tantissime, ben 3 istituti comprensivi, 8 plessi e 30 classi, solo del territorio intorno al Monte Stella, perché l'idea era quello di poi portare i ragazzi a scuola. C'erano degli interventi da organizzare in classe e degli interventi poi sul territorio. Abbiamo fatto questi interventi con APAM, che è l'Associazione degli Apicoltori della provincia di Milano, con appunto la LIPU e poi appunto Ambiente Acqua. Ecco che, come vedete, si allarga comunque il giro di associazioni. Io ne ho contatte, a prescindere dalle 5 del partenariato, altre 15 che ci hanno aiutato, ci hanno affiancato nell'organizzazione dei nostri eventi. Questo è stato uno degli aspetti invece più belli, quello del coinvolgimento dell'Istituto Superiore Cardano, che è una scuola superiore che sta a Lampignano, e questi ragazzi fanno parte del settore costruzioni, ambiente e territorio, i geometri di una volta, che attraverso l'alternanza scuola-lavoro hanno partecipato, qua si capisce sempre in che periodo del nostro percorso, portando in campo tutte le competenze studiate con i loro insegnanti a scuola. Questa foto, che non ha una bella risoluzione, ma mostra bene anche la strumentazione che è stata messa a disposizione da AIPI in Lombardia, uno dei partner,
E i ragazzi ancora oggi, diciamo, stanno aiutandoci a concludere uno dei poi importanti tasselli che presenterà appunto Guzzi in un secondo momento, che riguarda questa, nel loro caso, loro andranno a realizzare la mappa della futura oasi urbana che è stata individuata all'interno dei vari studi che ci sono stati sulla montagnetta. Nel momento in cui in estate siamo finalmente riusciti a ritornare in campo, ecco che il comune ha incominciato a studiare appunto i lavori appunto manutentori necessari per rendere la collinetta più sicura. Lo spiegherà meglio, appunto, ribadisco, la persona che mi seguirà. E questa è una delle foto in cui appunto gli uffici tecnici, insieme alla direttrice di settore, insieme appunto a alcuni membri del partenariato, hanno partecipato appunto a questo sopralluogo sulla sommità di Montestella. Ecco che appunto la LIPU ha fatto questo lavoro meritorio di analisi, comunque di studio, di monitoraggio dell'avifauna, che fa parte comunque anche del materiale che verrà messo a disposizione per tutti quelli che vorranno sul nostro sito istituzionale, creato ad hoc dal progetto. E poi abbiamo proseguito appunto con tutte le attenzioni particolari a di nuovo ritornare in campo per avvicinare anche le diverse fasce d'età, le famiglie. Abbiamo organizzato appunto Halloween con enorme successo in realtà, perché le famiglie non vedevano l'ora di avere delle occasioni per poter di nuovo portare i bambini a giocare e divertirsi nel parco. Dico che questa iniziativa in particolare è stata anche super attenzionata dalla Questura di Milano, che ci ha chiamato più volte chiedendoci come l'avremmo organizzata, appunto, e se comunque l'avremmo organizzata, perché non erano sicuri. Noi abbiamo detto assolutamente sì, perché saremo attenti, perché saremo sul territorio, perché abbiamo un sacco di persone iscritte e una volontà, ovviamente, con estrema attenzione, di poter partecipare a iniziative di coinvolgimento e di gioco, cose che purtroppo per gran parte di quest'anno, insomma, sono state congelate. Questa immagine invece racconta appunto l'ultimo evento, un po' sgranata, che abbiamo organizzato sempre alla presenza, in questo caso, del municipio e di nuovo dell'assessore, dove sono stati presentati i lavori che hanno iniziato ad essere appunto messi in campo, anche a soprattutto a seguito di tutto lo studio che è stato realizzato dai partner del nostro progetto. Ecco, noi abbiamo organizzato in sostanza quattro eventi sul territorio durante l'anno e quattro incontri rivolti alla cittadinanza. Li avremmo voluti fare diffusi anche occupando altri spazi, poi sostanzialmente due sono appunto, li avete visti, stati realizzati in campo, proprio all'interno del parco, e due invece utilizzando lo strumento del remoto. Questo è stato un progetto fatto da persone, ribadisco, e per cui voglio comunque ringraziare tutte quelle realtà associative che ci hanno aiutato, che hanno aiutato la mia realtà ambientale, che comunque è una realtà che ha 20 anni, ma è pur sempre piccola e territoriale. E quindi noi abbiamo imparato tantissimo, io e i miei colleghi, da quelle realtà che hanno questo bagaglio esperienziale estremamente importante, molto più grandi, molto più blasonati di noi altri, ma che ci hanno potuto comunque far conoscere anche le specificità e le competenze delle persone che collaborano con noi. E per cui volevo cogliere l'occasione di ringraziare comunque le persone, oltre che le associazioni, che potrete comunque trovare in elenco sul nostro sito. E per cui sicuramente un grazie ad Alfredo, a Francesca ed Andrea, a Sabrina, Simona, Beatrice, sicuramente, ad Alberto, che verrà adesso dopo di me, ed Isabella, che poi dopo avrete modo di conoscere anche nella presentazione delle loro parti. Con questo io credo proprio di aver concluso e lasciare la parola.
alla prossima persona dopo di me. Alberto, prego, se vuoi puoi Buongiorno. presentare le tue Sì. diapositive. Mostra dunque, preparo la presentazione. Mostra schermo. Lo vedete? Lo vediamo perfettamente. Perfetto. Non lo Prosegui pure. vedo, non lo vedo io però. Quindi scusate. Ma ah, eccolo qua, scusate, scusate. Dunque, buongiorno a tutti. Proseguo e integro l'intervento di Stefano. Questa è la planimetria di Milano nel 1947. Vedete, il fiume Olona è ancora allo scoperto. In quest'area sorgerà il Q-T8 e quindi anche Montestella. Il territorio si presentava in questo modo. Questa è la Cascina Moietta. In un altro sito ho visto l'altro giorno che la Cascina Moietta era proprietà della famiglia Manzoni. Piero Manzoni, il padre di Alessandro Manzoni, gliela lascia in eredità. È un luogo quindi che ha un minimo di importanza e di valore storico. Era questo ovest milanese ancora agricolo nel 1945. Poi la nascita della montagnetta, chiamata poi Montestella, la conosciamo tutti. Vedete, c'è ancora un po' di ambiente agricolo intorno, però la modifica del territorio è notevole. Questo è ciò che è adesso. Quindi in pochi decenni un ambito importante e ampio della città di Milano ha avuto una grande trasformazione, ha cambiato i propri usi, ha cambiato l'importanza, ha cambiato la relazione con i cittadini e l'importanza che questo ambito ha in quella zona di Milano. Ciò che i partner hanno fatto in questi ultimi 15 mesi, a mio giudizio, dimostra che ci sono nuovi significati, nuove importanze e nuovi valori di questo territorio. A novembre del 2018, su sollecitazione di Enrico Fedrighini del Municipio 8, il primo sopralluogo con il dottor Carra del Servizio Manutenzione del Verde del Comune di Milano. Questa, e poi ci saranno anche altre immagini, è la situazione. Nell'immagine di destra, quelle traverse che vedete erano state realizzate nel 1978-1979 per cercare di contenere l'erosione che gli agenti meteorici causavano già allora al rilevato. Milano è pianeggiante, in pianura, Montestella è un'eccezione, e in quanto rilevato, è stato trattato e in parte risolvendo alcuni problemi, ma ora abbiamo verificato la necessità di interventi molto più consistenti. Anche qui l'immagine di sinistra è un percorso. È un percorso che era carrabile, che dovrebbe essere pedonale, ma che, come vedete, è impercorribile. Nell'immagine di destra invece vedete come l'erosione delle acque meteoriche incomincia a compromettere anche pesantemente i versanti. Montestella è un parco pubblico, ampio, al servizio di un'ampia zona con un rilevante numero di abitanti, in quanto parco pubblico deve essere fruibile da tutti. A seguito di questi sopralluoghi e di queste verifiche, sempre in contatto costante con il Municipio 8 e Fedrighini,
È nata l'idea di intervenire, di studiare la possibilità e le modalità di intervento che garantissero la stabilità futura di Montestella e che non fossero così rigide come quelle che erano state realizzate alla fine degli anni 70 e che, come vedete dalle immagini, avevano in parte perso la loro funzione. E quindi i primi contatti con AIPIN, che è l'Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica, con la sezione lombarda. Avevamo la fortuna di conoscere già bene il presidente e la dottoressa Johnny. Progressivamente il coinvolgimento degli altri partner, anche in più rispetto a quelli che poi alla fine hanno costituito il gruppo di lavoro, in moltissimi casi, nella maggior parte dei casi, su suggerimento del Municipio 8, e quindi è stato realizzato il gruppo di lavoro che ha elaborato il progetto di cui stiamo parlando, che ha più livelli di attenzione e che il 27 settembre del 2019, dopo aver avuto la conferma da parte della Fondazione di Comunità che ci sarebbe stato un loro rilevantissimo supporto e sostegno economico al progetto, è stato presentato ai cittadini. I contenuti di questo progetto sono diversi. Uno fondamentale, l'indagine, lo studio dei diversi punti di dissesto e delle cause che li hanno, diciamo, originati, l'individuazione dei criteri, i più leggeri e i meno impattanti possibili sul territorio per due motivi. Primo, perché questo è un parco, il verde è l'elemento rilevante e interventi con manufatti pesanti di cemento armato, eccetera, lo snaturerebbero. Secondo, c'è stata una grande attenzione al rispetto dei criteri dell'invarianza idraulica, e cioè del fatto che negli ambiti non costruiti, non pavimentati, le acque meteoriche vengano assorbite dal suolo e passate negli strati sottostanti delle falde per limitare il più possibile ed evitare l'intasamento delle reti fognarie. In questo modo, gli ambiti verdi, raccolgono e conserveranno parte anche rilevante delle acque meteoriche che serviranno poi per la vita e lo sviluppo degli elementi verdi. Quindi non più un Montestella con le erosioni sulla viabilità, i versanti che collassano, ma un ambito di verde. Abbiamo visto e abbiamo rilevato come i criteri di realizzazione di questo verde dei decenni siano stati precursori dei criteri di cui adesso si parla di verde estensivo, e cioè una grande area verde dove lo sviluppo delle piante, la messa a dimora delle piante è avvenuta con diciamo, costi non assolutamente rilevanti come potrebbero essere quelli di aree verdi più disegnate e più strutturate. Un ambito dove la presenza dei bambini, degli adulti e dei fruitori avvenga in tutta tranquillità e sicurezza. È evidente che trattandosi di verde urbano, parco pubblico, i partner potevano predisporre l'indagine, lo studio e i suggerimenti sulle modalità di intervento, ma poi la palla è passata e vedrete con quali rilevanti interventi e positivi interventi al comitato
Comune di Milano, proprietario e gestore del parco. Tra i motivi e gli argomenti importanti del progetto, la fruizione, la possibilità per chiunque, per i cittadini, non solo per i residenti del quartiere, di fruire di questo ambito. Il CAI, che è partner perché è la montagnetta di San Siro, è un rilevato, non è un pezzetto di pianura, ha contribuito, oltre alle varie iniziative già citate da Stefano, con due azioni. Una, quella di studiare l'ampliamento del sentiero CAI 101, che era relativo soltanto al rilevato di Montestella, e quindi la prosecuzione di questo percorso fino a Piazza del Duomo, interessando e seguendo tutto ciò che di verde c'è tra questi due punti. Il percorso è stato individuato, gli assessori competenti hanno già dato il loro parere favorevole. Siamo nella fase di verifica con i siamo nella fase di verifica con gli assessorati, gli uffici tecnici competenti per capire esattamente dove e come può essere messa la segnaletica. Chiedo scusa, ma mi è scomparso la mia presentazione. Noi la vediamo ancora, non Alberto. So. Solo che non vedendola io faccio fatica a commentare. Scusate, Non saprei. A cliccare, scusami. Fiorellino sulla barra degli strumenti, il fiorellino quello azzurro. Non lo vedo. Perché noi la vediamo ancora. Sì. Mamma mia. Riesci a vederla? No, non ancora. Mi spiace. Le ridiamo il ruolo di... Sì. Provi di nuovo a mandare... Ecco, provate di nuovo. Adesso noi la vediamo. Eccoci. È tornato, sì, anch'io lo rivedo. La seconda azione del CAI è all'interno di Montestella di individuare un percorso, e è quello più pianeggiante, che quasi perimetra l'intero Montestella, e di progettare, di far progettare da specialisti tutti quei piccoli presidi che possono servire perché il percorso sia fruibile in autonomia alle persone disabili motorie, quindi con le carrozzine o con ausili, e a ipovedenti o ciechi. L'aspetto fondamentale di questo studio è che evidentemente il percorso può anche avere delle leggere salite, ma non deve avere particolari ostacoli, deve essere pianeggiante, deve essere senza rilievi bruschi, e avrà perimetralmente i sensori che anche con il semplice tatto indicano la possibilità di proseguire. È evidente che la finalità di queste azioni è di aumentare, far crescere il più possibile la possibilità per tutte le categorie di cittadini di frequentare Montestella.
Dicevo all'inizio. Scusami, Alberto, devo chiederti di accelerare se riesci, perché sennò non stiamo dentro nei tempi. Scusami molto, ma. Benissimo. Dicevo, questo ambito ha dimostrato in questo anno di indagini di avere delle ulteriori valenze. Una molto importante è quella ambientale, naturalistica e anche di tutela proprio di rarità naturali. Il vegetale che vedete a sinistra è lo Smyrnium, è specie particolarmente protetta, addirittura negli elenchi delle particolarmente protette della legge della Regione Lombardia. Si trova nella parte meridionale, esposta a sud di Montestella, quella di maggiore pendenza, dove gli elementi naturali, in particolare i vegetali, si sono man mano riprodotti spontaneamente e hanno creato un ambito naturaliforme di particolare importanza. Su quest'ambito abbiamo individuato il perimetro di quella che già il Municipio 8 ha accolto come proposta di istituzione di un'oasi urbana, che avrà tre fondamentali funzioni: conservare e garantire la conservazione di elementi naturali protetti e particolarmente protetti, essere a disposizione per gli studenti come aula all'aperto, con le problematiche sanitarie di questi ultimi mesi sappiamo che le attività all'aperto sono quelle da favorire. Terzo, un ulteriore elemento di prestigio a Montestella che sicuramente aiuterà i cittadini e i fruttori a capirne l'importanza e il valore. E così ho concluso. Grazie, scusa la richiesta di accelerazione finale, ho questo ingrato compito. Passo subito la parola a Isabella e Marco, che così concludiamo la prima parte un po' più delle attività, ecco, dei partner, e poi ci muoviamo sulla presentazione invece dei lavori a cui è già stato fatto riferimento a nome e sotto la responsabilità del Comune. Isabella, parola a te, e poi Marco, potete darvi parola autonomamente. Perfetto. Vi chiedo se vedete lo schermo. Vedete, lo vediamo? Sì, vediamo, okay. Lo schermo. Io ho la stessa questione di Guzzi, che non vedo la presentazione. No, la presentazione neanche noi, vediamo uno schermo di Google con delle finestre su desktop. Ok, però io non riesco, non vedo la presentazione, quindi non riesco a rendermi conto di cosa state vedendo voi. Provi a uscire dalla presentazione schermo cliccando sul monitorino. Eccola. Okay, adesso vediamo la presentazione. Okay. Adesso la vedete? Sì. Ok. Perfetto. Io però non vedo voi, e quindi come faccio? Vabbè, mi muovo. Allora, vabbè, saladino riservato e non riservato per... Ecco qui. Allora, non riservato... Isabella, se riesci puoi metterla a schermo intero, per favore, la presentazione. Certo, grazie. Assolutamente. Grazie. Ecco. Allora, non riservato è un network per la socialità e la creatività nello spazio pubblico, appunto si occupa di fare interventi principalmente a Milano, anche se poi siamo usciti dai confini milanesi, ed è formato da 25 organizzazioni, molto eterogenee tra di loro. E per il progetto Parco Montestella si è occupato di tre azioni principali. La prima è la redazione del master plan con Marco Sessa di Atelier delle Verdure, e che prenderà la parola dopo. La seconda è la realizzazione del branding e la gestione di tutta la comunicazione, e l'ultimo intervento è la realizzazione di manufatti in legno con la falegnameria del Gallab, che è uno dei nostri progetti, ed è stato realizzato poi l'intervento in collaborazione con Aipin e la Casa della Madre e del Fanciullo. Adesso qui. Ok, questa è appunto la realizzazione del branding, è stata la prima azione credo che ha fatto
tutto il progetto Parco Montestello, e non riservato ha lavorato con Anna Magni, che è una grafica molto creativa. Ci piaceva la sua visione anche innovativa, e appunto ne è nato questo logo dalla collaborazione di tutti i partner, appunto, che hanno portato avanti le decisioni, che è questa montagnetta stilizzata che sale verso l'alto con una piccola stella. La stella che è diventata poi un elemento che si è portata dietro nella comunicazione, appunto logo con la scritta Parco Montestello senza, e la caratteristica principale della grafica sono sempre queste immagini inclinate che richiamano una specie di montagna da cui si sale o si scende. E diciamo che alla fine, dopo un anno e mezzo di grafiche inclinate, ormai ci si riconosce, insomma, colpo d'occhio, questa cosa è entrata nell'immagine del Parco Montestello. E mentre per la gestione della comunicazione, questo per un progetto come quello del Parco Montestella, di tutela condivisa e di attivazione dal basso, eccetera, è molto importante, perché restituisce, diciamo, alla comunità il valore sociale. È un modo, gli strumenti di base che sono stati usati, il sito internet, i canali social, che sono principalmente tre su cui andiamo, Facebook, Instagram e YouTube, raccolgono appunto tutti i materiali prodotti, e appunto anche questi, con l'andare del mese, con l'andare dei mesi del passaggio, insomma, che vengono sempre più conosciuti, stanno funzionando alcuni proprio molto bene e siamo molto contenti, abbiamo ottimi riscontri. E questo invece è il terzo intervento, diciamo che quello veramente sociale e creativo, ed è stata realizzata da questa combinazione di elementi, non riservato con il Gallab, Aipin e il villaggio della madre del fanciullo. E si è partiti appunto con i professionisti di Aipin della sezione Lombardia, che hanno raccolto i semi autoctoni raccolti nel circondario di foreste milanesi, su cui sono state impartite agli abitanti, quindi le madri e i bambini della casa del villaggio, delle lezioni, perché l'obiettivo era proprio mettere a dimora le piante che un giorno verranno piantate al Montestello. È il futuro del progetto questo. Quindi i semi raccolti sono stati con le mamme, elaborati, perché non è che quando si raccolgono sono pronti, sono stati preparati e tutto durante il laboratorio e le lezioni. Le specie che sono state scelte sono il biancospino, la rosa canina, la cerocampestre, il sanguinello e la farnia, che sono tutte appunto locali. E poi tutto questo progetto è stato lungo mesi, è partito ad ottobre del 2019, per fortuna appunto quando era ancora possibile stare insieme, tra virgolette, e si è concluso con le tempistiche del Covid durante l'estate. Qui le mamme lavorano alla preparazione della terra che andrà ad accogliere i semi, dove poi tutti questi vasetti sono stati piantati, tutte le piantine. Dopo la preparazione di questa parte botanica, diciamo, si è passati alla realizzazione condivisa delle vasche di legno che hanno poi ospitato queste piante quando sono cresciute. E quindi è stato bello anche per le mamme con i bambini, proprio sono scese a lavorare per 2 o 3 giorni, hanno passato un weekend a fare le falegnami e costruendo tutte insieme queste vasche, che un giorno poi, quando le piante del Parco Montestella se ne andranno, ospiteranno un orto per la casa della madre del fanciullo, e quindi c'è appunto questa visione futura. Qui appunto viene messa la terra, finalmente durante l'estate, quando è stato possibile riprendere in mano la situazione. Mancano le immagini delle mamme e dei bambini, che mancano le piante, però queste sono le piante che nei vasetti sono cresciute, le hanno piantate e appunto stanno crescendo proprio in questo periodo, e un domani appunto questo sarà una delle azioni, chi lo sa, future del Montestella, verranno messe a dimora, piantate. Questo, insomma, è un progetto, è stato molto bello per le mamme e per i bambini fare questa azione, perché si sono ritrovate a lavorare con delle cose che non avrebbero neanche mai pensato di fare, insomma. Hanno seguito tutto il processo dal seme alla costruzione del vaso fino
alla pianta, e magari loro stesse saranno loro un domani che le pianteranno. Grazie Isabella. Grazie. Grazie, molto, molto utile. Ora Marco dovrebbe raccontarci un'altra iniziativa che è ancora in corso, alcune iniziative sono pensate per essere ancora in corso, che è il questionario di indagine che appunto si è anche reso necessario come attività legata anche a appunto alle tutte le cambiamenti diciamo dettati dall'emergenza, e quindi parola a te Marco per raccontarci quali sono gli esiti di questa indagine, ecco, che sicuramente proseguirà ma che intanto ci ha dato qualche. Ok, allora grazie della parola. Sì, sostanzialmente noi come studio delle verdure, studio di architettura e paesaggio e come partner di Non Riservato abbiamo collaborato per la stesura sostanzialmente di una parte di analisi relativa alla struttura del parco e all'elaborazione del questionario a cui Beatrice faceva riferimento. Un questionario che aveva e ha l'obiettivo, il questionario è ancora aperto in queste ore, quindi è ancora possibile compilarlo e partecipare, che aveva l'obiettivo quello di aprire proprio la cittadinanza, diciamo, dare la parola alla cittadinanza e quindi costruire una prima tappa, se vogliamo, anche dal punto di vista delle prime indicazioni progettuali o delle prime indicazioni relativamente alle problematiche riscontrate all'interno del Montestella. Ecco perché si è arrivati alla definizione, alla scelta di elaborare un questionario che aveva sostanzialmente l'obiettivo che è ancora aperto, appunto, come vi anticipavo, e che aveva l'obiettivo di elaborare una serie di dati in una prima fase, che è questa che voi vedete, se vogliamo quantitativi, cioè l'obiettivo era quello di iniziare a comprendere chi andava a rispondere, che cosa ci raccontava dal punto di vista dell'utilizzo, dei tempi dell'uso, degli spazi maggiormente usati rispetto ad altri. E queste erano, diciamo, la prima parte del questionario. La seconda, che ci interessava in maniera particolare, era quella invece relativa a iniziare a raccontare in qualche modo e a parlarci delle criticità riscontrate, delle criticità e dei punti, diciamo, notevoli da un lato, ma soprattutto critici dall'altro. E si è arrivati ad avere poi una parte, a pensare ad una parte di questionario aperto, che vedete in questa slide, nei quali proprio l'idea era raccontare, chiedere alle persone e farsi dire anche delle prime, diciamo, indicazioni progettuali, se vogliamo, o comunque delle linee guida, qualcosa che le persone che effettivamente utilizzano quello spazio e lo conoscono, abbiamo visto da molte risposte, abbiamo compreso che molte delle persone che hanno risposto al questionario sono persone che vivono in quartiere e quindi conoscono bene quello spazio e ci vanno spesso, davano come indicatori, appunto, ripeto, sia come limiti all'interno dello spazio, degli spazi del parco, sia come nuove suggestioni progettuali. Abbiamo raggruppato ad oggi, al stato dell'arte, in questo momento, abbiamo fatto una prima sintesi in cui abbiamo raccolto sostanzialmente dei macrotemi, che sono quelli che vedete in questa slide. Macrotemi che sono stati raccontati, ogni bollo racconta nella parte in alto diciamo il limite, il problema, se vogliamo, la criticità riscontrata, e nella parte inferiore invece la possibile soluzione. Quindi i temi del verde e dell'arredo, i temi dell'accessibilità, quindi dei sentieri fino ad arrivare alla sommità, sono i due bolli azzurri, lo sport e il gioco, quindi la modalità dell'utilizzo attraverso lo sport di questo parco, arrivando poi anche al mondo dei riders che viene spesso citato, e infine, non meno importanti, le attività, quindi le attività di aggregazione, quindi il tema di quello che come attività il parco propone, assieme all'elemento dell'ex mercato municipale, quindi come spazio civico che viene da molti, come dire, indicato e in qualche modo così indicato come una grossa potenzialità. Infine il grande tema della sicurezza che in tanti citano, che ovviamente è un elemento che un po' rimane così come sfondo. Ecco. Le successive slide che passerò rapidamente raccontano proprio i singoli elementi, quindi dal punto di vista verde dell'arredo viene enfatizzata una manutenzione non sempre adeguata sia degli spazi verdi che degli arredi, adeguata rispetto proprio ai flussi del parco che ovviamente sono di un certo livello, di un parco urbano molto utilizzato. I temi di cui si è parlato approfonditamente prima di me
della, diciamo, dell'accessibilità ai percorsi, quindi il tema del dilavamento dei percorsi e dei declivi, compresa poi lo spazio della sommità, che rimane un pochino un po' l'emblema anche del parco, se vogliamo, come punto con grande prospettiva, se vogliamo, e potenziale, ma non probabilmente del tutto approfondita. Il tema, il mondo legato appunto alle aree gioco e sportive, quindi non solo aree gioco per bambini, ma anche, diciamo, sportive. Molti sottolineano il fatto che non esistono adeguati spazi intesi come campi, campi all'aperto per poter praticare più sport, e quello dei rider, che molti sottolineano come un elemento di interferenza molto forte rispetto alla risalita tra, diciamo, attori e stakeholders che utilizzano gli spazi delle risalite e dei percorsi. Infine, il discorso legato agli spazi di aggregazione, che in molti sottolineano come spazi che dovrebbero essere, diciamo, più strutturati o ampliati o aggiunti addirittura, sempre in un'ottica ovviamente di tutela degli spazi, come si è detto precedentemente, quindi non invasivi, tra virgolette, ma come appunto attività e aree che possano dare nuova linfa all'utilizzo del parco. Non ultimo, ovviamente, il discorso dell'ex mercato, recentemente riprogettato, e che sulla quale c'è una grande aspettativa. Infine, un discorso generale di sicurezza legato appunto al presidio, che in qualche modo noi riteniamo possa essere la vera risposta al discorso di un'insicurezza che talvolta emerge dalle risposte, e ad un generale ragionamento sull'illuminazione pubblica, che può, ovviamente, potenziata e ripensata, può eventualmente dare appunto maggior sicurezza. Grazie molte. Scusate se stiamo veramente un po' correndo, ma è importante dare spazio a tutti gli interventi, quindi non esito a dare parola ai rappresentanti che sono qui con noi del Comune di Milano. In particolare inizia sicuramente l'architetto Viganò, direttore Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano del Comune di Milano, che appunto è già stato accennato come protagonista di tutta quella parte di intervento tecnico, e a lei do la parola. Buongiorno a tutti, vedete il mio schermo? Sì, lo vediamo. Ok, allora intanto ringrazio tutte le associazioni, i partner che ci hanno accompagnato in questo lavoro e che sono stati anche motore per il Comune di Milano e spunto e suggestione per andare avanti in questo progetto specifico sul Monte Stella. Una piccola premessa anche per evidenziare l'interesse che in questo momento si concentra sul Monte Stella. Il decreto di interesse culturale di tutto il quartiere del QT8 e con esso degli spazi verdi, che è intervenuto nel 2019. Fatto che il Monte Stella compie 60 anni quest'anno, e questo progetto, quindi proprio la suggestione di questo gruppo e l'aiuto anche di fondazione, che ci ha portato a studiare e ipotizzare un nuovo percorso. La localizzazione del Monte Stella è fondamentale, perché rappresenta l'unico elemento, o comunque un elemento molto peculiare all'interno del verde di Milano, e proprio per le sue caratteristiche, le sue pendenze, a cui consegue grande possibilità di vista nell'intorno, quindi con viste su Milano, le montagne, eccetera. Questo aspetto causa anche delle problematiche, come abbiamo visto nelle rappresentazioni, sia dal punto di vista dell'accessibilità, sia da quello dei dissesti e della manutenzione, della raccolta delle acque lungo tutte le parti dei pendii. Qui purtroppo le vedete forse molto piccole, però ci sono delle foto che riportano le situazioni più critiche relative ai versanti, dove spesso l'erosione crea grosse difficoltà e talvolta anche danni alla stabilità delle alberature. Quindi ci sono dei principi di piccoli cedimenti o erosioni del terreno
che, sui quali bisognava andare a intervenire. Ovviamente mettendo particolare attenzione all'importanza della invarianza idraulica, che è oggi un tema molto discusso, molto attenzionato, e che l'amministrazione voleva sperimentare in modo molto più puntuale e preciso lungo il pendii del Monte Stella. Vediamo qua il sistema delle canaline preesistenti e foto che abbiamo visto anche nelle altre presentazioni, e questo è il risultato: nelle giornate di pioggia spesso le acque che scendevano dalla parte più pendente andavano poi a rendere impraticabili i percorsi. Ovviamente questo non è solo una questione che attiene alla manutenzione o alla peculiarità del Monte Stella, è anche qualcosa che è legato agli eventi meteorologici straordinari che si stanno verificando in questo periodo. E quindi vediamo per esempio come gli ultimi 3 anni presentano in mesi differenti dei picchi degli eventi meteorologici, che sono dei picchi con un picco addirittura, vediamo, di 134 millilitri di pioggia in un giorno. E da qui arriviamo, attraverso le suggestioni di tutti i partner, al progetto che il Comune ha in parte già eseguito e si accinge ad eseguire. La prima fase, che è emersa come necessità proprio a seguito di tutti i sopralluoghi con i vari partner e le suggestioni degli esperti, ci ha consigliato di fare una verifica della rete delle acque meteoriche già esistente, dove abbiamo verificato in realtà che c'erano alcune necessità proprio anche minime, puntuali, ma importanti sulla rete esistente. La seconda invece, quella che ci accingiamo a fare, è rappresentata nell'immagine sul lato della presentazione, è un tratto pilota di un sistema di drenaggio suddiviso in bacini che adesso andremo a vedere, e drenando naturalmente l'acqua piovana e infiltrandola nel terreno dovrebbe consentire poi di avere meno accumuli di acqua anche nella parte inferiore. Questa che vediamo è proprio la sommità del Monte Stella, dove le pendenze sono maggiori e dove abbiamo inteso partire proprio per eliminare almeno dalla cima, e quindi conseguentemente ridurre le quantità di acqua che arrivavano anche sui pendii più bassi. Queste sono alcune foto dell'intervento già eseguito e concluso sulla rete fognaria, dove abbiamo sostituito alcuni tratti di tubazione, abbiamo fatto tutte le pulizie dei pozzetti in modo da rendere la rete attuale meglio funzionante. Questo anche in un'ottica di tutela e conservazione, come veniva accennato precedentemente, l'attenzione proprio allo specifico ambito del Monte Stella, della Montagnetta, per fare interventi che non siano invasivi, non siano modificativi dell'aspetto, siano molto delicati e tuttavia per la loro complessità e per come sono stati studiati possono apportare il maggior beneficio. Questa slide vorrebbe rappresentarvi la seconda fase, dove è stato fatto uno studio sulla sommità, la parte sommitale della Montagnetta, e alla raccolta delle acque meteoriche, tentando appunto, secondo i principi dell'invarianza idraulica, di disperdere il più possibile l'acqua all'interno del sottosuolo, onde evitare invece il recapito completo di tutte le acque all'interno della fognatura. La sommità è stata divisa in bacini, ognuna di queste U che vedete rappresenta un singolo bacino, e con delle vasche di accumulo che sono posizionate in questi tratti più scuri alla base della U, e delle fasce di drenaggio con anche l'inserimento di viminate per aumentare la parte del drenaggio. Questo è lo schema del deflusso, la parte centrale dove ci sono le frecce consecutive che scendono è proprio quella del percorso,
dalla parte sommitale alla prima, diciamo, alla prima biforcazione. Le parti riquadrate sono quelle delle vasche di accumulo e poi invece le frecce che seguono le curve di livello sono quelle dei tubi drenanti che portano l'acqua lungo le fascinate e cercano di disperderle seguendo le curve di livello ed evitando invece la massima pendenza, che è quella che comporta questi fenomeni che vediamo invece sull'altro lato di erosione e diciamo l'acqua con la forza di questi eventi atmosferici e meteorologici particolarmente intensa trasporta il materiale nelle parti basse della montagnetta. I bacini di dispersione, c'è stato tutto uno studio idraulico, ci ha consentito di definire il dimensionamento e le caratteristiche dei bacini e sono stati fatti considerando una precipitazione di 0,06 litri al secondo per ogni metro quadro e su una base di 20 minuti. Quindi sulla base di questo è stato definito la superficie del bacino, quanta acqua può essere smaltita direttamente nella superficie, quanta acqua invece dovrebbe essere accumulata nel sistema che vediamo sopra e quanto smaltito nei tubi drenanti che sono stati posizionati. Quindi a scendere ci sono questi bacini consecutivi e poi una raccolta con un luogo di dispersione più basso per la parte evidentemente non captata dal sistema soprastante. Le vasche di accumulo sono state calibrate sulla base delle dimensioni dei bacini e della loro capacità di dispersione e sono queste parti collocate lungo il percorso che sono state pensate per avere il minimo impatto sull'aspetto esteriore. Tutto il sedime del percorso verrà riqualificato e in superficie vedremo solo ed esclusivamente la griglia carrabile che rappresenta anche la parte sommitale della vasca di accumulo realizzata in legno e connessa ai tubi drenanti sia di troppo pieno che di collegamento, vediamo qua i tubi, alle altre, al dismaltimento lungo le linee delle fascinate. Un particolare costruttivo dove appunto vediamo la griglia nella parte superiore, la struttura di testa e la struttura in mezzo della parte del bacino di accumulo che verrà posizionato in sequenza lungo la parte sommitale, il percorso della parte sommitale, e queste invece le diminate che verranno create sui fianchi per aumentare la possibilità di drenaggio e di assorbimento proprio di queste pendici, oltre a consolidarle per cercare di trattenere il suolo, tenendo conto che anche il suolo è veramente molto importante, l'inserimento di elementi vegetali comporterà il miglioramento della condizione del suolo con tutta la sua capacità drenante, l'inserimento delle radici, la capacità anche di essere più resistente agli eventi meteorici e quindi più ricco e più resistente. Questo è solo l'inizio, allora io ho cercato di essere veloce visto i tempi, ma sono disponibile alle domande, anzi sono presenti con me anche Mauro Carra e Maurizio Molena, che sono le persone che hanno seguito e condiviso il progetto insieme ai partner e potranno darvi eventualmente anche informazioni più precise dal punto di vista tecnico. Quello che volevo anticiparvi è che in realtà questo è un inizio, perché proprio alla luce di questo interesse e di queste ricorrenze per il Montistella, caldeggiando molto, siamo riusciti a ipotizzare e concordare che parte degli oneri del PD City Life vengano nel prossimo futuro utilizzati per un intervento sul Montistella, per il quale ovviamente tutto il lavoro fatto in questo progetto sarà fondamentale per raccogliere i bisogni dal questionario e tutte le esperienze fatte di condivisione con la cittadinanza,
Allo stato attuale abbiamo pensato di completare poi questo sistema di raccolto delle acque e drenaggio secondo criteri di ingegneria naturalistica e invarianza idraulica, una riqualificazione dei percorsi anche per aumentare l'accessibilità e la condivisibilità e la, diciamo, sovrapposizione di percorsi differenti e di stakeholders differenti, la sostituzione degli arredi e non ultimo anche la riqualificazione delle aree gioco e, per lo sport e l'attività fisica. Io ho cercato di essere breve, vi ringrazio. E, Grazie se molto, ci sono. davvero, anche della capacità di sintesi di tutti gli aspetti anche tecnici. Appunto, come ha già detto lei, se ci sono poi domande più specifiche, le raccogliamo per l'ultima parte di eventuale contributo anche da chi ci sta ascoltando. Darei parola, se siete d'accordo, a Enrico Fedrighini, che ha seguito, è già stato nominato più volte nel corso di questa mattinata, che ha seguito e direi è stato il raccordo fondamentale tra tutte le parti del progetto e in particolare ovviamente nel suo ruolo di consigliere comunale ci può come dire, lanciare anche qualche suggestione per quello che è il futuro, oltre che appunto per le connessioni e il valore, pensiamo, ecco, di questo progetto pilota, ma che appunto si può, speriamo, ecco, possa continuare e si possa ispirare, ecco, altre iniziative. Quindi Enrico, parola a te. E stiamo cercando di unire anche Zambelli che si sta per collegare. Dunque, vai pure Enrico. Grazie, grazie Beatrice, grazie a tutti e buongiorno a tutti. Ma hai toccato il tema centrale, almeno per quanto mi riguarda, che è quello di lavorare per dare stabilità e continuità definitiva a questo progetto, e le ragioni sono quelle che sono state illustrate finora e che l'ottima Paola Viganò ha illustrato con questo progetto, che è il significato di quello che è stato messo in piedi passo dopo passo, e che si è creato un qualcosa che genera una serie di interventi che magari sarebbero stati realizzati comunque, ma chissà quando, chissà come, e che arricchisce sia i promotori del progetto sia l'amministrazione stessa, nel senso che si sta creando veramente un qualcosa di importante, che sta producendo interventi di elevata qualità pubblica. Il lavoro che è stato illustrato prima è un lavoro che secondo me dovrebbe essere materia di laboratorio pratico in diverse università, su come si fa ingegneria ambientale, su come si fa invarianza idraulica, su come si interviene in un ambito costruito, in un'opera architettonica come è un parco urbano tra i più frequentati, con tutti i problemi che poi produce questa auspicata e positiva forte frequentazione del parco, come si interviene con criteri assolutamente nuovi. Lo diceva prima Paolo Mazzoleni, si vede che è destino il QT8 rimanere un ambito dove si sperimenta, un ambito sperimentale. Ecco quanto si sta sperimentando, non solo a parole, con fatti, con interventi, con un importantissimo intervento anche da un punto di vista economico dell'amministrazione comunale, secondo me diventa l'elemento che dimostra come questo tipo di raccordo con realtà che lavorano sul territorio genera qualcosa di nuovo che prima non esisteva. E il mio impegno è quello di fare in modo che questo qualcosa di nuovo, che secondo me continuerà a generare cose che adesso non immaginiamo, continui ad arricchirsi nel tempo, anche con altri soggetti, anche con altre idee, con altre capacità, ma su questo filo, unire il dire al fare. Un vecchio slogan è quello di agire localmente, pensare globalmente. Sotto il tuo quartiere, nella città dove abiti, nel quartiere dove tu popoli, inizia a creare un diverso modo di uso della risorsa spazio pubblico, uso della risorsa ambiente. E lo fai concretamente, costruendo la manutenzione e la cura dell'ambiente urbano. Io non voglio rubare altro tempo perché il lavoro lo state facendo molto bene. Dico che sono in corso diversi contatti, contatti con operatori che possono avere un interesse a
ad affiancarsi all'amministrazione comunale e ai partner del progetto Montestella per consentire di dare una continuità e una stabilità a quello che è diventato adesso un laboratorio a cielo aperto, che deve secondo me continuare ad avere, deve relazionarsi con altre realtà. È molto importante quanto l'assessore Marana aveva detto recentemente circa la costituzione di una grande ambito parco urbano metropolitano. Ecco, il Montestella secondo me può diventare anche uno di queste di questi elementi, di questi caposaldi, con questa caratteristica che dall'ovest milanese poi ti ricongiunge a tutto quel sistema del verde di cintura metropolitana, di verde di risorsa anche agricola molto importante, su cui anche qui l'amministrazione sta facendo un lavoro importante e che può veramente cambiare volto al rapporto tra ambiente e costruito di questa città. E voi ne siete i partner di questo progetto, sono una parte importante di questo mosaico che serve a Milano. Grazie Enrico, grazie molte. Faccio cenno intanto che mi confermano dalla regia che si sta collegando anche il presidente del Municipio 8, Simone Zambelli. Chiedo se è già online, se no dico una cosa nell'attesa. Ci sono io. Perfetto, grazie, ottimo, ottimo. Allora le do parola, così siamo esattamente nei tempi, dopo l'intervento di Fedrighini. Simone Zambelli, presidente del Municipio 8 del Comune di Milano. Buongiorno, mi sentite? La sentiamo molto bene. Perfetto, no, perché avevo avuto qualche problema con la connessione prima. Innanzitutto vi ringrazio per l'invito. È davvero una bellissima occasione, nel senso che il nostro municipio ha questo grande punto di forza che è rappresentato dal Parco Montestella. Il progetto di straordinaria importanza con cui si sta dando vita assieme all'Area Verde, a molte associazioni del territorio e dell'intera città di cura e di manutenzione del complesso monumentale del parco, per noi davvero un punto di valore, per quanto mi riguarda anche un punto di arrivo dopo tanti anni di lavoro sul Parco Montestella per ridargli forma e aiutare il comune nella manutenzione. E quello che mi interessava raccontare era la straordinaria reazione della comunità, dei residenti e non, perché il parco non è vissuto solo dai residenti, ma è un parco urbano, la straordinaria reazione che c'è stata alle prime iniziative che si sono palesate nel corso di questi mesi, nonostante le difficoltà del periodo della pandemia. Ci sono le attività che sono state fatte in questi mesi hanno promosso un nuovo modo di vivere il parco. Abbiamo notato una grandissima partecipazione di residenti e non e una grandissima partecipazione di persone di tutte le età, cioè chi ha aderito ai progetti del CAI, chi ha partecipato alle iniziative rivolte ai più giovani, ai bambini, alle famiglie. E questo è proprio l'esempio di come secondo noi deve essere vissuto il parco, cioè un parco gestito, vissuto da tutti e un parco sempre più bello e meglio manutenuto. Siamo molto convinti che nei prossimi anni riusciremo a mantenere i tempi che sono stati anche presentati da chi è intervenuto prima di me sulla risistemazione del parco e crediamo che a questo si andrà ad aggiungere un elemento di grandissimo valore all'interno dell'area del Parco Montestella, che è il centro di alti studi visivi
di Via Isernia. È un centro molto importante, pubblico, del Comune di Milano, che oggi ha sede nel Castello Sforzesco. Questo istituto così prestigioso verrà trasferito nei locali di Via Isernia, che fino a pochi anni fa ospitavano il mercato comunale. Ecco, anche questo elemento secondo noi andrà proprio ad inserirsi nella vita del parco, nella vita civica di quell'area della città. Come Municipio 8, mi scuso se magari ripeto cose che sono già state dette, ma abbiamo indicato che una parte alla scuola, cioè quindi alla scuola, al centro di alti studi visivi, con la sua area espositiva, con tutto ciò che concerne il centro alti studi visivi, però venga accompagnato a un'area dell'edificio rivolta a associazioni in rete che noi pensiamo possano proprio integrarsi alla vita del quartiere da un lato, ma alla vita del parco. Quindi un punto di appoggio per chi anima, per chi sta nel parco attraverso la manutenzione, attraverso l'animazione, perché no anche ai runner che potranno avere un luogo dove ricoverare i loro oggetti per prepararsi alla corsa, o i bikers potranno avere un ulteriore punto d'appoggio, perché quello che noi pensiamo è che davvero, e qua chiudo, una dimensione parco, non un verde di tipo cimiteriale chiuso e silenzioso, ma un parco che riesce ad aprirsi alla città, a far vivere momenti di svago a tutte le fasce d'età, sia la vocazione del Parco Montestella, è quello che noi vogliamo che diventi. E anche il tassello dell'arrivo del Centro degli Alti Studi Visivi può rappresentare un passo in questo senso. Grazie molte, grazie Presidente. Ci tenevo a dire un elemento, a ribadire un elemento che è già stato un po' accennato anche negli interventi precedenti, che appunto è ancora un work in progress questo progetto, tra l'altro non è proprio ancora terminato, ecco, formalmente terminerà le sue attività il 31/12. Ci sono ancora alcune attività, Stefano appunto ne faceva accenno all'inizio, che sono in corso di finalizzazione. Una è di nostra responsabilità come Fondazione dell'Ordine, che è una piccola pubblicazione che cercherà di raccontare e riraccontare in un formato cartaceo, ma con riferimenti a tutta l'area digitale del sito, le attività che abbiamo provato a presentarvi, anche appunto rimettendo a disposizione immagini e racconti di questo anno di anno e mezzo, un anno e qualcosa di progetto. Ci sono alcune attività che sono state appunto poi convertite online e che quindi resteranno disponibili come materiali digitali, alcuni li stiamo ancora finalizzando, il questionario è ancora aperto in modo appunto da poter essere integrato con nuove risposte, e come ha già detto l'architetto Viganò, sono ovviamente in corso tutti i lavori della fase 2, ecco, della fase seconda del progetto. Nonostante questo, quindi sapendo che siamo ancora in fase conclusione, insomma, ma di realizzazione, di messa a disposizione delle ultime azioni di progetto, ci sembrava importante avere un riscontro da parte di chi ha creduto in questa progettualità, e quindi a Fondazione Comunità Milano. Oggi abbiamo con noi Gabriella Gemo, che ringraziamo, responsabile comunicazione e relazioni istituzionali. Abbiamo ovviamente aggiornato nel tempo Fondazione Comunità di quelle che sono state le azioni e anche le variazioni necessarie data la situazione, ma oggi abbiamo la possibilità anche di avere un riscontro da parte sua, che ha una visione a 360 gradi sulle tante iniziative finanziate da Fondazione Comunità, e che dunque magari ci restituirà anche qualche elemento rispetto al confronto con altre realtà territoriali che hanno operato, ecco, con difficoltà credo tutti quest'anno, ma ci può dare un po' un riscontro a caldo, ecco, di quello che è stato il nostro sforzo. La ringrazio e le do la parola.
Non la sentiamo? Eccomi, sì. Sì, dicevo buongiorno a tutti e grazie di questo invito e anche di questo punto, diciamo, no, che segna una tappa importante del progetto, come appunto la dottoressa Paola Viganò ci ha mostrato molto puntualmente, ma che effettivamente ha ancora veramente la possibilità di avere anche un cammino da portare avanti, non solo rispetto ai lavori che appunto sono in programma per il 2021, ma proprio per la natura del progetto. E devo dire che è proprio il nome del progetto, nascita di un modello di tutela condivisa che prima ricordava appunto Oldani di Ambiente Acqua. Direi che due parole soltanto sulla Fondazione di Comunità. Noi siamo una realtà giovane perché di fatto siamo nati all'inizio del 2019 e devo dire siamo una fondazione di comunità, quindi del sistema delle fondazioni di comunità che sono presenti sul territorio nelle province lombarde, costituite già da 20 anni da Fondazione Cariplo. Noi siamo l'ultima nata di questo sistema di 16 fondazioni di comunità e siamo appunto sulla città di Milano e sulle aree sud-est e sud-ovest e ad Martesana della città metropolitana. Quando siamo nati, devo dire, qualcuno si è domandato ma serve una fondazione di comunità, c'è Fondazione Cariplo a Milano? Noi credo di poter dire che stiamo dimostrando che serviamo e siamo anche orgogliosi di questo progetto e di progetti come questo, perché ci danno proprio la dimostrazione tangibile di fatto che stiamo servendo, servendo alla città e servendo al bene comune. E lo spiego brevemente. Il progetto Parco Montestella è stato uno dei primi progetti che abbiamo sostenuto con il nostro bando, che è nato, bando 57, che è nato proprio subito dopo la nostra Costituzione. Quindi nel corso del 2019 i progetti sostenuti sono stati più di 90, e questo è stato uno tra i primissimi. E devo dire che sicuramente è un progetto veramente paradigmatico, se posso dire così, nel senso che Montestella è un simbolo, l'avete detto voi meglio di me, è un simbolo per la città, è un simbolo proprio per l'heritage della città e la sua storia. E il Montestella anche fuori, diciamo, dalle mura cittadine, come me per esempio ha sempre abitato fuori dalla città, era un luogo comunque che rappresentava qualcosa, era un luogo che in qualche modo veramente poteva essere quell'elemento, come diceva prima qualcuno, architettonico che può caratterizzare la nostra città. A fianco dei grandi monumenti storici, anche questo ha un valore e l'abbiamo dimostrato e l'abbiamo visto, appunto ha un grande valore storico e quindi abbiamo creduto veramente importante sostenere questo progetto proprio per come si poneva. Di fatto il nostro ruolo è stato quello di essere attivatori. In qualche modo abbiamo potuto supportare Ambiente Acqua perché questo progetto potesse effettivamente prendere le gambe. E quindi questo ruolo di attivatore direi che è il ruolo tipico della Fondazione di Comunità. E infatti devo dire che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo
che è sicuramente quello della salvaguardia del luogo in quanto tale, ma è un obiettivo a tendere, perché è comunque il consolidamento e l'affermazione di un concetto che è quello, diciamo, del capitale sociale, del bene comune e del capitale sociale. Questo luogo è un luogo che anche con la partecipazione che i cittadini hanno dimostrato, appunto ne parlava il presidente del municipio, anche di riscoprire un valore che è veramente un capitale sociale per la comunità. Non solo per la comunità del quartiere, che ovviamente beneficia anche di questo luogo proprio in termini diretti, sia per la possibilità della fruizione, ma sia anche per, così ho imparato, anche per quelle funzioni di interventi sul microclima che riesce a produrre proprio nella zona, nelle zone limitrofe. Però direi che è un elemento veramente dell'ecosistema della città, e credo che non sia un caso che da lì e che da qui siano partiti o stiano partendo anche adesso in una fase ancora diciamo di avvio altri progetti che valorizzano il verde, perché questa questione del verde non è semplicemente un fatto diciamo di bellezza della città o di luoghi verdi dove i cittadini possono fruire, cosa già di per sé molto importante, ma il verde è veramente un modo per contrastare l'inquinamento atmosferico e questo problema appunto con cui tutte le grandi città metropolitane si devono confrontare. Quindi non è un caso, torno a dire, che come Fondazione di Comunità abbiamo sostenuto questo progetto credendo fortemente nel valore di questo progetto, e oggi stiamo proseguendo con altri progetti come il progetto Forestami, che va sempre in questa direzione e che quindi porterà, ci auguriamo, appunto a consolidare questa consapevolezza anche nei cittadini, che in qualche modo sono chiamati anche loro a contribuire, ma questa consapevolezza che l'aspetto ambientale non è solo un fatto estetico, ma è un fatto sostanziale per il benessere anche delle persone. E l'altro elemento che mi piace un po' ricordare è il fatto, qualcuno diceva appunto, il parco, i parchi sono un luogo da vivere, non sono un luogo appunto che ha una pura funzione estetica. I parchi sono luoghi che devono essere vissuti, e anche qui devo dire anche questo rappresenta per noi una continuazione anche di un'altra iniziativa che proprio stiamo portando avanti. La dottoressa Viganò conosce bene, anche Maurizio Molena, il progetto, che è quello dei parchi giochi accessibili. Questo impegno che la Fondazione di Comunità ha avviato con il supporto indispensabile, fondamentale del Comune di Milano, ma anche la partecipazione di tante associazioni, di tutti quelli che sono che fanno parte del tavolo permanente della disabilità, e la dottoressa Lisa Noia, con cui stiamo costruendo passo passo in ogni municipio della città un parco accessibile per i bambini, per consentire che tutti i bambini, anche con disabilità, possano giocare e avere la possibilità di vivere degli spazi all'aperto. Siamo già al quinto parco, che adesso inaugureremo purtroppo tutti questi problemi legati all'emergenza Covid ci hanno anche lì un po' bloccato, però il quinto parco nel municipio 6, e nel 2021 il municipio 8 appunto avrà anche lui il suo parco, andremo a realizzarlo anche al municipio 8. Allora anche questo
fa parte di una sensibilità che cresce in questa direzione. Vivere gli spazi verdi della città perché sono un elemento altrettanto importante come le vie dello shopping, anche gli spazi verdi sono un elemento di vita e di salubrità, peraltro. E quindi direi che è questo. Quindi diciamo Montestella è un simbolo storico e anche della capacità della città di reagire alle, scusate, alle difficoltà. Abbiamo visto con quale rapidità si è trasformato un quartiere negli anni 40, 50, 50, 60. Oggi Parco Montestella diventa veramente un progetto emblematico, direi. Possiamo veramente dire che è un progetto emblematico. E quindi credo che sia particolarmente importante per questo. Noi, devo dire, siamo molto orgogliosi di averlo promosso e siamo veramente convinti che, appunto, grazie al nostro piccolo contributo, a questo contributo come attivatori, possa consentire di creare proprio questo capitale, che le persone comprendano che è un capitale sociale e anche da un certo punto di vista architettonico della città. E questo, tra l'altro, faccio una conclusione con una considerazione che è un pochino, diciamo, più ampia, ma che mi sembra molto importante sia riferito al progetto e alle persone che ci hanno lavorato e che ci lavoreranno. Mi fa piacere sentire che ci sono appunto anche altri soggetti interessati ad affiancarsi a questo progetto, che è un modello e che quindi ci auguriamo possa diventare un riferimento. E come fondazione di comunità ci crediamo veramente che questi possano essere dimostrazioni molto concrete di quello che può essere un'attività condivisa e un impegno, una partecipazione attiva e civica. E da questo punto di vista c'è questo ultimo libro che si chiama Il terzo pilastro, di questo economista Rajan, ex governatore della Banca Centrale dell'India, uno dei nuovi diciamo però importanti economisti, che ha fatto in questo libro una considerazione che penso sia molto importante, cioè che la nostra società si basa su tre pilastri: lo Stato, il mercato e la comunità, e che la crisi che stiamo vivendo, nella sua analisi, può essere in parte, in gran parte, riportata al fatto che il terzo pilastro, la comunità, è stata negli ultimi tempi lasciata indietro. Ha perso di forza perché a un certo punto eravamo immersi nella globalizzazione, che non è un fatto negativo di per sé, ma se fa perdere qualche altro punto di riferimento diventa pericoloso. Quindi progressivamente abbiamo perso la nostra società il valore del concetto di comunità. Quindi ridare valore alle comunità locali non per chiudersi in strenue difese dell'identità, assolutamente no, ma per recuperare quegli elementi di partecipazione che le comunità locali possono portare proprio nell'ambito, ad esempio, di progetti come questi, è anche uno strumento che tenderebbe, secondo la sua analisi, equilibrare la società, e credo che questo forse in questo momento è l'auspicio che noi tutti ci facciamo anche per il futuro. E quindi vi ringrazio tutti per questa iniziativa, che credo sia veramente un'iniziativa che possiamo dire emblematica
per la città e per la comunità in cui noi viviamo. Grazie a tutti. Grazie dottoressa Gemo. Penso di parlare a nome dei partner e di tutti coloro che nella più ampia rete hanno sostenuto e collaborato al progetto, alcuni sono stati menzionati anche in questa mattinata, penso di parlare a nome di tutti dicendo che le sue parole ci hanno fatto molto piacere, ci incoraggiano in quest'ultima fase davvero, siamo tutti consapevoli anche dei limiti ecco, che abbiamo affrontato quest'anno. Non eravamo preparati, credo, in generale ecco, a quello che è accaduto e sicuramente il terzo settore e la cittadinanza attiva ha subito un grandissimo impatto ecco, su tutta la sua modalità di lavoro, dunque è stato veramente anche per noi, credo un po' per tutti, un reinventarsi. Speriamo che alcuni canali digitali che abbiamo messo in campo aiutino comunque a dare ulteriore visibilità e diffusione. Colgo l'occasione perché c'era una domanda, forse in parte è stata già superata, però la riporto. Ci veniva chiesto da una persona che partecipa come nasce il Montestella. Dico che forse è stata superata nel senso che l'intervento di Alberto in parte ha riaccennato molto velocemente, ma mi colgo l'occasione anche per dirvi che all'interno del sito parcomontestella.it sotto l'indice di progetto c'è una sezione abbastanza ampia chiamata ambito dove abbiamo cercato di ricostruire in parte in via ovviamente sintetica la storia del progetto, scusate, del Montestella, quindi anche ovviamente della parte del progetto architettonico, e dico che sarà disponibile a breve anche un contributo video sul sito entro la fine dell'anno che farà un ulteriore approfondimento di natura storica architettonica proprio a cura della Fondazione degli Architetti. Purtroppo non siamo riusciti a organizzare la visita guidata autunnale ecco, che ci eravamo ripromessi e quindi l'abbiamo sostituita con questo materiale digitale che però ecco, avrà il vantaggio di rimanere a disposizione anche oltre la conclusione del progetto. Ci sono altre domande così sappiamo se abbiamo un ulteriore round di contributi? Chiedo alla regia, Manuele, Fabio. No, non ce ne sono altre. No, altre domande, tanti complimenti ma nessuna domanda. Ah, bene, no, siamo molto contenti di sapere che ci sono stati anche degli apprezzamenti. Io se capofila, partner non mi danno altri cenni di reintervenire, ringrazio anche tutto il team del Comune di Milano che è stato connesso con noi e che ovviamente ha lavorato insieme all'architetto Viganò a tutta la parte tecnica. Ringrazio due partner in particolare che oggi non avete visto, li avete incontrati, sentiti, ascoltati in altre occasioni durante questi mesi di progetto che sono Amore Lombardia e il CAI, li abbiamo menzionati ma oggi non li avete visti, diciamo, i loro rappresentanti, li ringrazio perché sono stati parte attivissima di tutte le azioni che avete visto. Ringrazio chi ci ha ascoltato e chi ci ascolterà perché appunto rimetteremo a disposizione anche questo contributo in modo che appunto tutto abbia più vita, ecco, una durata più lunga e io penso che ci possiamo augurare che il 2021 torni a essere per tutti un tempo di fruizione e degli spazi aperti, un tempo di nuove forme di comunità, quindi speriamo davvero di ritrovarci avendo superato anche questa grandissima emergenza globale, che il Montestella possa essere uno dei luoghi dove si ripartano i progetti e le iniziative più di coinvolgimento della cittadinanza nei progetti di trasformazione del territorio cittadino. Vi ringrazio, il webinar direi che si può concludere se non ci sono altri interventi. Chiedo scusa se ho accelerato l'intervento di qualcuno, ho dovuto un po' essere rigida nel tenere i tempi per stare dentro al tempo che ci eravamo prefissati e vi auguro buone feste, buon Natale quando inizierà il riposo per tutti e ringraziando ancora anche la nostra parte tecnica, Manuele Salvetti, Fabio Dimo che ci hanno assistito nell'organizzazione di questo incontro. Vi saluto e ci vediamo presto. Buone giornate. Grazie. Buon lavoro a tutti. Grazie.